Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura i dati dell'emergenza coronavirus aggiornati, sono 72 i casi di positività riscontrati nella nostra regione. Il totale arriva a 2.346, ma la buona notizia è che il numero dei guariti aumenta e supera quello dei decessi. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Con 72 nuovi casi accertati nelle ultime ore, sale a 2.346 in Abruzzo il totale dei pazienti affetti da Covid-19. Tre i decessi più recenti che portano il bilancio delle vittime a 243. Aumenta il numero delle persone guarite, che supera quello dei morti, sono 253. I nuovi casi emersi dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, sono stati accertati su un totale di 1.042 tamponi analizzati. È risultato positivo dunque il 6,9% dei campioni. Ieri i positivi erano stati 29 su un totale di 848 tamponi, 3,4%. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 243 pazienti deceduti, più 3 rispetto a ieri. Del totale dei pazienti, 324, meno 17 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 42, meno 2, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.484, più 59, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Delle 253 persone guarite più 29, 202 da sintomatiche con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventate asintomatiche e 51 hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultate negative in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 23.786 test. Del totale dei casi positivi, 232 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, più 3 rispetto a ieri. 499 alla ASL Lanciano Vastocchieti, più 30 rispetto a ieri, 1.005 alla ASL di Pescara, più 34 e 610 alla ASL di Teramo, più 5. Sono 4.300 le mascherine non conformi alla normativa vigente sequestrate in tutto l'Abruzzo in questa settimana dai carabinieri del NAS nell'ambito dei controlli disposti a livello nazionale per contrastare il commercio di dispositivi di protezione individuale irregolari che hanno portato complessivamente in tutta Italia al sequestro di 23.000 mascherine. E noi continuiamo a parlare di mascherine andando a vedere quanto dichiarato dal capo della Protezione Civile abruzzese Liberatore, che ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la distribuzione e l'acquisto dei DPI, dei dispositivi di protezione individuale. Sentiamo l'intervista via Skype. Abbiamo sotto controllo il fabbisogno ospedaliero. Siamo stati nei giorni passati diciamo un po' in difficoltà, ma diciamo abbiamo sempre rifornito in maniera diciamo sufficiente per il funzionamento di tutto il sistema ospedaliero regionale. Naturalmente abbiamo sempre cercato di ottimizzare l'uso di questi DP perché purtroppo nelle settimane scorse era di difficile reperimento anche sul mercato extranazionale. Ma diciamo siamo riusciti comunque a far funzionare, a garantire i DP strettamente necessari al sistema sanitario. Abbiamo distribuito tra marzo e aprile alle strutture sanitarie oltre 400.000 DP, parlo soltanto degli ospedali, per un totale al sistema regionale di circa 900.000 DP. Naturalmente non è che abbiamo potuto soddisfare anche diciamo, quelle strutture di cui ignoravamo la difficoltà. Noi abbiamo cercato di soddisfare naturalmente parzialmente tutte le strutture, anche le RSA, che hanno fatto richiesta di DP attraverso i nostri canali, che era una mail dedicata alla distribuzione, alla richiesta di DP. Naturalmente che succede? Che nel momento in cui avevamo una scarsità di DP, una volta riforniti gli ospedali, i pochi che avevamo cercavamo di soddisfare le domande che andavano dalle forze dell'ordine, alle RSA, ai medici di famiglia. Naturalmente la domanda era 100, noi riuscivamo a dargli una percentuale di quel 100. A tutte quelle che comunque che hanno fatto domande abbiamo cercato di dare una risposta. Allora, noi abbiamo due canali di rifornimento: uno è il Dipartimento, che ci darà una buona parte, diciamo, coprirà almeno tutta la parte sanitaria, quindi ospedaliera. Noi cerchiamo adesso attraverso altri canali, parte col Dipartimento, parte con gli acquisti diretti, di coprire l'extra ospedaliero.
cercheremo per quanto possibile di soddisfare la richiesta di tutti i cittadini. Sarà una seconda fase comunque sempre sotto un certo numero di attività e di azioni vietate. Probabilmente si aprirà anche una zona di commercio, quindi i cittadini dovrebbero trovare le mascherine anche acquistandole o ai supermercati o alle farmacie. Noi oggi, diciamo, tra oggi e la giornata di ieri abbiamo ricevuto quasi 300.000 mascherine, di cui 120.000 acquistate direttamente da noi. Le stiamo distribuendo naturalmente principalmente agli ospedali e poi naturalmente le stiamo distribuendo ai comuni, alle forze dell'ordine, alle associazioni, anche ai medici non ospedalieri, tutte le organizzazioni che fanno parte della filiera di prima necessità che sono ancora attive. L'ASL di Teramo ha incontrato i sindacati CGIL, CISL e UIL e ha annunciato che il Mazzini sta migliorando la sua condizione con i numeri che migliorano sempre di più e non si registrano nuovi casi di contagio fra il personale sanitario. I 67 casi positivi fra medici e infermieri sono scesi a 50 con 17 guariti. Inoltre la direzione sanitaria assicura che sono stati acquistati tutti i dispositivi di sicurezza necessari a proteggere i propri operatori. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. La direzione generale dell'ASL di Teramo e i sindacati CGIL, CISL e UIL si sono incontrati per avviare un percorso di condivisione sull'attività che l'ASL di Teramo ha messo in campo a salvaguardia della salute dei propri operatori sanitari e non impegnati nella gestione della pandemia da coronavirus. Argomento centrale della riunione, l'interesse comune a proteggere in ogni modo possibile chi lavora in prima linea su questa emergenza. I sindacati hanno puntato il dito sulla paventata carenza di dispositivi di protezione individuale e più in generale sulle procedure attivate per la riduzione del contagio da Covid-19 tra i dipendenti. La direzione dell'ASL di Teramo ha riferito che ad oggi sono stati eseguiti 7.906 tamponi, di cui 2.500 sul personale sanitario, che rappresenta il 90% del totale ASL, e 127 sul personale dei servizi esternalizzati. I tamponi positivi sono stati 88, con una percentuale di positività nettamente inferiore al dato nazionale. I risultati dei tamponi si ottengono nel giro di 24-48 ore dall'esecuzione e nella procedura codificata dall'unità di crisi è prevista anche la ripetizione dell'esame sul personale sanitario. Per quanto riguarda poi l'ospedale Mazzini di Teramo in particolare, i rappresentanti sindacali hanno chiesto dati certi sul numero dei contagiati tra il personale sanitario, dopo giorni di polemiche e accuse di pressappochismo da parte del sindaco D'Alberto e anche della NAO. La direzione dell'ASL ha smentito che ci siano nuovi positivi tra gli operatori del Mazzini, anzi i numeri sono in miglioramento. I 67 positivi oggi sono scesi a 50 dopo la guarigione di 17 di loro tra medici e infermieri. Inoltre all'interno dell'ospedale di Teramo è stata rivista l'intera organizzazione, ad esempio dedicando sale operatorie esclusivamente ai pazienti Covid, così come posti di terapia intensiva, post operatorie e di degenza, separandoli anche attraverso la costruzione di strutture murarie. Per quanto riguarda poi la disponibilità dei dispositivi di protezione per i dipendenti, l'ASL di Teramo conferma di aver proceduto all'acquisto del materiale necessario e che non sarebbe comunque mai mancato. La riunione si è conclusa con la previsione di un tavolo continuo di confronto tra azienda e sindacati che permetterà un reciproco scambio di idee e di informazioni utili al fine di migliorare la gestione di questa emergenza sanitaria. Restiamo in provincia di Teramo, andiamo a Giulianova, c'è con noi il sindaco Ivan Costantini che ringrazio per essere ai nostri microfoni, per essere tornato nel nostro telegiornale. Buonasera sindaco. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Allora, abbiamo ascoltato nel servizio che i numeri del Mazzini migliorano, almeno a detta della ASL, e questo è sicuramente un dato positivo. A Giulianova qual è la situazione invece?
Ci rallegriamo sui dati positivi del Mazzini. A Giulianova la situazione è assolutamente sotto controllo. Noi non abbiamo mai avuto fortunatamente problemi presso il nostro ospedale. Lunedì andremo a inaugurare la RSA di Bivio Bellocchio, che sarà la nostra struttura Covid dedicata per la città di Giulianova, dove eviteremo di sporcare il nostro appunto nosocomio, e andranno lì a convogliare 22 pazienti Covid positivi in fase di guarigione. La situazione è sotto controllo, noi abbiamo numeri veramente esigui rispetto agli abitanti. Al momento registriamo 20 casi totali di Covid positivi, di cui purtroppo 3 deceduti e 3 guariti, e quindi abbiamo 14 casi attivi al momento. Numeri che sono veramente importanti, numeri che insomma ci fanno capire che il lavoro che abbiamo svolto di contenimento in questi 55 giorni è stato un lavoro ottimo. Sindaco, lo leggiamo anche dal titolo, lei ha emanato una ordinanza che consente di fare delle passeggiate un po' più lontano da casa, un paio di centinaia di metri in più rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale, 400 metri, questo probabilmente per iniziare, insomma, a prepararsi anche in maniera psicologica alla cosiddetta fase 2, a quando bisognerà, insomma, in qualche modo ritornare alla normalità o pseudotale. Esattamente questo, c'è anche da curare un aspetto psicologico che non è da sottovalutare. Noi siamo stati i primi ad attivare dei numeri telefonici con degli professionisti a disposizione, e quindi non voglio assolutamente che nel giorno in cui verosimilmente il 4 di maggio ci sarà il rompete le righe, di ritrovarmi una città invasa di persone con l'ansia e la smania di uscire e andarsi a fare una passeggiata o andare al mercato o andare a fare la spesa a piedi. Quindi noi faremo un percorso diverso, naturalmente sempre nel rispetto del DPCM. Tenteremo con le ordinanze di aprire in maniera graduale, già dalla settimana prossima ho previsto la riapertura del mercato alimentare di Piazza della Chiesa. Permetterò in maniera sempre graduale, di allontanarsi sempre di più dalle proprie abitazioni. Questo appunto, uno, perché andiamo ad alleviare, visto che siamo stati bravi fino ad oggi, quella che è la morsa e la stretta anche psicologica sui nostri cittadini. Due, tenteremo di non avere nella giornata, io spero a questo punto, del 4 di maggio, tanti cittadini che non escono da mesi e mesi e non vedono l'ora di mettersi a fare camminate e di mettersi a fare corse, di mettersi insomma in giro per la città. Lo prevederemo prima con degli step graduali. Ripeto, già posso darvi per certo che stamattina abbiamo capito come far svolgere in sicurezza il mercato delle erbe che ci sarà giovedì prossimo in Piazza della Chiesa. Ma sto pensando per esempio ad altre ordinanze che vadano appunto a stringere questa situazione di difficoltà che viviamo ormai da 2 mesi. Ecco, a proposito di fase 2, un piccolo segnale, anche oggi siete tornati a riunirvi, nel Consiglio Comunale vis-à-vis, non, diciamo, via telematica, è così? Beh, devo ammettere che gli amministratori devono dare l'esempio. Noi abbiamo dato l'esempio, io sono stato tra i sindaci che ha firmato le ordinanze molto stringenti. Inizia la fase 2, una fase in cui dobbiamo far capire ai nostri cittadini che dovremmo convivere con questo virus, dovremmo avere degli accorgimenti, dovremmo avere un distanziamento sociale, e non a caso abbiamo voluto dare l'esempio. Per la prima volta, dopo che abbiamo fatto non so quante giunte da remoto, abbiamo fatto una giunta fisica con la presenza anche dei dirigenti, con la presenza del comandante dei vigili urbani all'interno dell'aula consiliare, con un distanziamento di oltre 3 metri tra i presenti, e lo abbiamo fatto anche per dare un segnale alla cittadinanza. Noi non ci arrendiamo, noi non ci fermiamo, abbiamo sempre ben attenti quello che è il problema sanitario, ma non ci fermiamo. La nostra città vive per il 60% dall'indotto turistico e non ci possiamo permettere di buttare all'aria questa stagione, non ci possiamo permettere di far morire i nostri commercianti, non ci possiamo permettere di far finire la nostra economia. Quindi noi siamo pronti, non ci siamo fermati mai, adesso è arrivato il momento per i prossimi mesi di convivere con questo nemico invisibile che è il Covid-19, e tentare in ogni maniera di arginare i numeri facendo una vita sociale diversa rispetto a quello che eravamo abituati a fare.
Ecco, a proposito di ripartenza, restiamo sempre su questo tema che poi, insomma, è d'attualità in questi giorni, in queste ore. Sarà necessario anche un coordinamento, io parlo della provincia, ma ovviamente anche più largo, tra voi sindaci, tra tutte le istituzioni, affinché, insomma, anche, le varie ordinanze ci sia un'armonia, che consenta di controllare meglio il territorio, credo. Allora, il discorso è questo: noi abbiamo provato più di una volta ad avere un'unità di intenti, abbiamo una chat dove ci sono tutti i sindaci, abbiamo provato sin dalle prime fasi. Però comprendete bene che ogni sindaco ha un modo di operare diverso, ci sono sindaci più attendisti, ci sono sindaci più decisionisti e in più le esigenze dei territori sono diverse. Cioè io, il comune di Isola del Gran Sasso ha delle esigenze diverse rispetto al comune di Giulianova. Ci sono alcune piccolissime realtà, mi viene in mente il comune di Canzano, per esempio, dove il mercato delle erbe o il comune di Bellando, dove il mercato delle erbe non si è fermato perché prevedeva solamente due banchi ed era più sicuro recarsi al mercato delle erbe all'aperto che andare al supermercato. Quindi le esigenze sono diverse. Cercare di adattare il DPCM a delle realtà come quelle di Giulianova, Teramo e Roseto è diverso, e anche Silvi, è diverso se adattare il DPCM a delle realtà più piccole che hanno una possibilità di controllo territoriale, una possibilità di svolgimento della vita di tutti i giorni dei cittadini diverso rispetto a quello che noi purtroppo abbiamo in città che non sono grandissime, ma non sono neanche piccole. Avete svolto anche il comitato ristretto dei sindaci? Allora, noi col Comitato Ristretto dei Sindaci non ci siamo più riuniti, ci siamo sentiti da remoto, non abbiamo ufficializzato e fatto verbali, ma io sono perennemente in contatto sia col sindaco D'Alberto, sia con il direttore generale della ASL, sia con la task force che in questo momento sta affiancando nelle decisioni più delicate il direttore generale. Quindi siamo perennemente in contatto, ci sentiamo anche diverse volte al giorno, molte volte non la pensiamo alla stessa maniera, e questo non significa che però non riusciamo a portare dei risultati. Io e D'Alberto siamo stati molte volte d'accordo su alcune gestioni sanitarie, alcune volte no. Però quello che vi posso dire è che soprattutto nella comunicazione da parte della ASL e in alcune decisioni, vedete l'apertura del Bivio Bellocchio, l'RSA del Bivio Bellocchio, devo ammettere che l'azienda sanitaria locale ha svolto un lavoro veramente importante, egregio, e anche la task force che è stata nominata ha dato un contributo vincente in alcune decisioni. Ultima domanda che le faccio prima di salutarci. In provincia di Chieti ci sono tanti sindaci, ieri abbiamo ascoltato quello di Francavilla Luciani, che si lamentano delle comunicazioni dell'ASL che arrivano in ritardo con il contagocce, molto spesso a tempo scaduto, purtroppo quando ormai ci sono anche dei decessi. In provincia di Teramo qual è la situazione? In passato ci sono state Allora, delle polemiche, adesso come funziona la comunicazione tra ASL e comuni? dobbiamo essere sinceri. La comunicazione è migliorata di tanto, non è perfetta, questo bisogna ammetterlo, però è migliorata. Quello che io posso dirvi è che dobbiamo spingere in ogni maniera, io l'ho fatto senza mezze misure, come purtroppo nel mio modo di fare, per avere più tamponi. 1.000 tamponi al mese licenziati dai nostri due laboratori operativi sul territorio sono poca cosa rispetto a altre regioni che hanno, è vero, una popolazione maggiore, ma che licenziano, vedete il Veneto, 20.000 tamponi giorno. In questo momento passa troppo tempo dal momento in cui il paziente richiede il tampone, al momento in cui gli viene fatto, al momento in cui il tampone viene licenziato. Può passare anche una settimana e questo non deve accadere perché in quella settimana noi contagiamo, rischiamo che quella persona vada a contagiare i familiari, vada a contagiare andando a fare la spesa. Quindi è essenziale, soprattutto per quelle categorie di lavoratori che dovranno rientrare al lavoro, fare un tampone, come sta accadendo in Israele, come sta accadendo in Germania, dove si alza il telefono, 24 ore, fanno il tampone e sanno se sono positivi o negativi. Naturalmente, se sono negativi, si possono rimettere nel mercato del lavoro. Questo perché? Perché ci sono anche molti asintomatici e quindi l'unico modo per saperlo è aumentare a dismisura il numero dei tamponi. Ho visto che Israele, per esempio, sta facendo i tamponi in strada, ha messo tipo roulotto in strada, uno si avvicina, gli fanno il tampone e dopo 24 ore gli comunicano telefonicamente
paziente se è positivo o negativo, rilasciandogli una sorta di patente per circolare in maniera serena e tranquilla e tracciando gli spostamenti. Noi siamo stati il primo paese ad essere contagiato, però in questo momento mettiamo sul campo poche idee. Dobbiamo, secondo me, prendere spunto da chi invece sta gestendo meglio questa situazione. Grazie a Ivan Costantini, sindaco di Giulianova, per essere stato con noi. Chiaramente l'augurio, come sempre, è quello di un buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. Proseguiamo con il nostro telegiornale, andiamo nella zona rossa e parliamo proprio della zona rossa. Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli torna a parlare dei problemi che riguardano le zone rosse d'Abruzzo, la Valfino, l'area Vestina e anche quella di Villa Caldari, denunciando l'inerzia della regione. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Blasioli, lei critica, contesta la politica della regione per quanto riguarda le zone rosse, tra l'altro il 19 di aprile scadrà la zona rossa nell'area Vestina. Sì, non è la prima volta che intervengo su questo aspetto per denunciare ancora una volta l'abbandono completo delle zone rosse sulla regione Abruzzo, non soltanto la Valfino ma anche la Vestina, quindi Montebello, Civitella, Farindola e Penne, Picciano ormai non c'è più. Tra l'altro il 19 di aprile scade la seconda proroga della zona rossa e non sappiamo, nonostante diciamo ormai siamo agli sgoccioli, se c'è un nuovo documento della ASL che chiede la proroga ancora per questi comuni o se invece terminerà il 19 di aprile, mentre non possiamo che registrare il consueto abbandono di questa zona importante della provincia di Pescara. Non ci sono stati tamponi promessi dal presidente Marsiglio, tamponi per tutti, noi chiedevamo intanto tamponi per i sanitari, per la protezione di civile e per chi aveva piccoli esercizi commerciali ed era a contatto con la popolazione, nulla di nulla, né per i primi né per i secondi, e il 19 di aprile scade appunto la zona rossa, ma soprattutto l'uscita di ieri del Presidente del Consiglio regionale Sospiri è veramente raccapricciante. Sospiri chiede che per la Valfino, quindi non per tutta la zona rossa, solo per la Valfino, invece va chiesta per la Valfino e per l'area Vestina naturalmente, come per la contrada Caldari di Ortona, chiede aiuti al governo, quando invece proprio la legge regionale votata il 1° di aprile dalla regione Abruzzo, in cui il presidente del consiglio è proprio Lorenzo Sospiri, prevede aiuti per le zone rosse che ad oggi non sono stati ancora determinati né nel quantum né nell'attingimento delle risorse. Insomma, una confusione totale, ancora una volta si cerca di fare politica buttando tutto sul governo, che invece è molto attento in questi giorni, e le zone rosse rimangono comunque abbandonate, rimangono comunque abbandonate le famiglie, i piccoli imprenditori di questa zona. Non c'è stata neanche un'armonizzazione delle regole che noi avevamo chiesto dopo che la regione ha buttato sui sindaci le deroghe da caratterizzare nel territorio. L'ultima uscita, quella del sindaco di Penne che chiedeva tamponi ancora una volta, mi sembra che sia la vera esigenza avvertita in quella zona. A 4 giorni dalla scadenza di tamponi non si è vista assolutamente nulla. Secondo lei le zone rosse dovrebbero essere prorogate? Guardate, io su questo aspetto già ho avuto modo di dire, intanto il 18 di marzo, quando è stata determinata la prima zona rossa, la Valfino, la ASL di Pescara chiedeva che la zona rossa riguardasse anche l'area Vestina e purtroppo non è stata zona rossa dall'inizio. Sono dovute reintervenire successivamente, anche dopo una lettera che ho fatto al signor prefetto, il 25 di marzo. Poi c'è stata una nuova proroga, non sappiamo se questa proroga è stata documentata con uno studio nuovamente prodotto dalla ASL di Pescara, lo abbiamo chiesto, siamo in attesa di riceverlo, per cui su questo aspetto io ritengo che dobbiamo seguire le indicazioni che ci vengono dalla ASL. Certo, ieri non ci sono stati nuovi contagi, se non uno nella zona di Penne, e questo lascia presagire insomma che qualche allentamento ci potrebbe essere, però la politica in questo caso deve seguire le indicazioni che vengono dalla ASL. Dall'area Vestina da alcuni giorni arrivano buone notizie rispetto ai casi di contagio, ma soprattutto dal numero importante dei primi guariti dal Covid-19. Intanto c'è attesa per la relazione epidemiologica da parte della ASL di Pescara al fine di conoscere il futuro appunto della zona rossa. Sentiamo Stefano Recanati.
Primi segnali di speranza dopo mesi difficili iniziano ad arrivare se ci si sofferma a leggere i dati riguardanti le persone che nelle ultime ore stanno vincendo la battaglia contro il Covid-19. Nella zona dell'area Vestina il dato più significativo arriva da Farindola. Ieri nel comune guidato dal sindaco Lacchetta è arrivata la notizia del primo cittadino clinicamente guarito dopo la negatività al doppio tampone. Altre 4 persone invece sono risultate negative al primo tampone e sono in attesa della controprova. Adesso sul territorio comunale resta una sola persona in sorveglianza attiva da parte della ASL, dall'iniziale numero di 22. Restano ferme a 10 i contagi sul territorio comunale di Montebello di Bertona, dove il sindaco Gianfranco Macrini analizza così la situazione. La situazione adesso è tornata quasi sulla normalità, diciamo, sotto il punto di vista di positivi, in quanto abbiamo avuto nelle ultime 2 settimane solo un positivo, per fortuna. Quindi è molto gestibile la situazione. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i cittadini di Montebello che hanno dato una dimostrazione di serietà nell'affrontare questo problema. 3 guariti, scusa, al momento, e ci sono ancora dei casi positivi. Una signora, la più grave, è ancora ricoverata a Penne, che era stata intubata, ma adesso la situazione è migliorata sensibilmente. Diciamo che tutto sommato c'è stato un decesso, purtroppo l'unico di Montebello. Sono molto fiducioso, spero e sono convinto che Montebello uscirà fuori dalla zona rossa. Certamente non abbasseremo la guardia, l'attenzione sarà sempre altissima, però spero che Montebello vada fuori perché i numeri sono dalla nostra parte. A Penne, dove i numeri di positivi sono confermati a 112 su una popolazione di circa 12.000 abitanti, iniziano ad arrivare le prime buone notizie sui pazienti guariti, tra cui, come detto più volte, il sindaco Mario Semproni. L'amministrazione comunale spera nei prossimi giorni, dopo aver ascoltato i responsi che arrivano da parte della ASL di Pescara, di iniziare a comunicare con certezza il numero esatto. Comunque, i numeri dei contagi restano all'osservato speciale in vista del 19 aprile, giorno della scadenza della proroga delle zone rosse. In tutti i comuni c'è attesa per la relazione epidemiologica della ASL, che potrebbe ridare un po' di libertà ai tanti lavoratori. Uscendo dalla zona rossa, primi guariti accertati anche a Loreto Aprutino, tra cui 4 ospiti della casa di riposo Acerbo De Pasquale, evacuata nelle settimane scorse. Intanto continuano i gesti di solidarietà all'interno dell'ospedale San Massimo di Penne. Nei giorni scorsi la Croce Rossa ha consegnato uova di Pasqua ai pazienti del reparto Covid di medicina, mentre una pasticceria della zona ha voluto ringraziare i medici del reparto di ortopedia e di tutto il presidio ospedaliero per il grande lavoro che ogni giorno stanno svolgendo. Altro tema caldo di queste ultime ore, cambiando argomento, è quello dell'estate e soprattutto degli operatori balneari che attendono istruzioni dal governo su come poter far partire, seppure in maniera ridotta, la stagione estiva. C'è stata un'ordinanza firmata dal presidente della regione Abruzzo Marsilio che ha consentito ai titolari degli stabilimenti di accedere alle spiagge per iniziare la preparazione dell'arenile e degli stabilimenti, ma è chiaro che non c'è ancora una direttiva precisa su come andare in spiaggia quest'estate. C'è poi la proposta dei gazebo di plexiglass che insomma fa storcere il naso a quasi tutti i balneari. Vediamo il servizio che riguarda la nostra regione. Dubbi, incertezze, preoccupazioni, l'attesa di indicazioni precise. Con l'estate non troppo lontana, gli operatori balneari restano in stand-by, tirando un timidissimo sospiro di sollievo grazie all'ordinanza firmata dal presidente della regione Marsilio, che ha autorizzato i lavori di sistemazione e manutenzione degli stabilimenti balneari in vista della stagione estiva. Uno spiraglio alla riapertura, seppur parziale, per un comparto significativo per l'economia abruzzese. Sono infatti 655 le attività balneari in tutta la costa. Tra i primi passi da compiere rientra la sanificazione dei locali. Il provvedimento prevede anche la possibilità di recupero e smaltimento dei rifiuti che si sono accumulati durante l'inverno sulle spiagge. Una speranza alla quale dovranno seguire dal governo centrale indicazioni ben precise. Come gestire spiagge, ristoranti, bar, i bagni, lettini e palme in riva al mare?
Quali misure andranno adottate per prevenire salute e il rischio di contagio? Una situazione dunque delicatissima. Rigettata subito al mittente la proposta di realizzare barriere in plexiglass tra un ombrellone e l'altro, roba che solo a pensarla fa rabbrividire. I plexiglass, forse siamo stati troppo tempo chiusi in casa, abbiamo bisogno un po' di uscire. Però se non cominciano ad uscire delle direttive chiare su quello che saranno le nostre attività nel periodo futuro, perché guarda, bisogna ragionare che nei prossimi 6 mesi il virus continuerà a girare e noi possiamo stare chiusi in casa per 6 mesi, quindi abbiamo bisogno che le autorità ci dicano quali sono le condizioni per poter riuscire e ricominciare le nostre attività. Probabilmente sarebbe opportuno anche pensare a delle fasce orarie da dedicare a chi è più fragile, penso alle persone anziane, penso magari anche ai bambini, e magari introdurre qualcuno in spiaggia che favorisca il rispetto del distanziamento. Il turismo balneare è quasi un terzo del PIL Abruzzo, ma il turismo balneare non è soltanto gli stabilimenti balneari, sono tutte quelle categorie che sono a ridosso del mare, e cioè mi riferisco ai campeggi, agli alberghi, alle strutture di bed and breakfast, alle case che si affittano durante l'estate per i bagnanti. Cioè c'è un indotto dietro dove l'agroalimentare fa un terzo di tutta la produzione annuale. Detto questo, noi adesso abbiamo bisogno che ci sia a supporto delle nostre, diciamo, non preoccupazioni e anche tensioni. Abbiamo la tensione economica che ci sta prendendo di mano, abbiamo chiesto anche che si possa ottenere degli per esempio l'abolizione del canone potrebbe essere uno di quegli argomenti da trattare al tavolo della conferenza Stato Regione. Voltiamo pagina, è quasi un mese e mezzo che si è tutti in quarantena e chiaramente ci iniziano ad esserci i primi segni di cedimento psicologico e non solo. C'è anche però chi si difende con la fantasia e cerca di rompere l'isolamento in una maniera virtuale utilizzando le moderne tecnologie. Andiamo a vedere le perle più divertenti nel servizio di Giuseppe Dintino. È passato più di un mese da quando il Premier Giuseppe Conte il 9 marzo scorso ha firmato il DPCM Io resto a casa, imponendoci la quarantena. E probabilmente passeranno ancora diverse settimane prima di poter uscire nuovamente di casa. Vietato ogni assembramento, anche quegli animali. Durante le feste di Pasqua poi i controlli sono stati dispendiosi e tecnologici, ma seppur a casa non tutti hanno rinunciato alla tradizionale grigliata di Pasquetta. Le forze dell'ordine pattugliano le strade instancabilmente, ma le persone, stremate dall'isolamento, fanno di tutto per eludere i controlli. E spesso sfruttando anche le nuove disposizioni, come quella di poter far uscire i bambini. C'è però chi rompe l'isolamento anche rimanendo a casa, come il pescarese Francesco Simone, commercialista di giorno e DJ di notte, che tutti i giorni mette musica in diretta su Facebook. E quindi siamo stati tutti quanti costretti a rimanere nelle nostre case. A quel punto ho detto io, che cosa ci potrebbe essere adesso per collegarsi con il mondo esterno? Per fortuna abbiamo dei grandissimi strumenti oggi che ci permettono di comunque di stare in contatto. Buon pomeriggio! Un'ora on air, cioè un'ora dove tu ti distacchi completamente dalla realtà e da questa situazione che in questo momento comincia a farsi un po' pesante. Così anche i musicisti Sabatini, Serafini e Susini, che da Silvi, Montesilvano e Pescara suonano insieme nonostante la distanza, e ci hanno lasciato una prova erculea. È una meta che ce la posso fare. Insomma, anche restando a casa è possibile continuare a coltivare le proprie passioni.
Adesso il mondo dello sport. La videoconferenza del Comitato Medico Scientifico di ieri ha fissato alcune linee per il protocollo che potrebbe consentire la ripartenza del calcio professionistico e quindi anche delle attività di Pescara e Teramo. Il documento andrà però rifinito e tanti club sperano in adeguate misure di sostegno al ripristino delle attività agonistiche. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Prova a rimettersi in moto il calcio professionistico, spiragli per il ritorno in campo delle due compagini abruzzesi, Pescara e Teramo. Gli interrogativi non mancano, ma l'indirizzo dato dal presidente federale Gravina è finire i campionati e ieri vi è stata una tappa importante in questa impervia rincorsa verso la ripresa delle attività, che deve necessariamente conciliarsi con la tutela della salute pubblica, in particolare in questo caso di quella dei calciatori e di tutte quelle persone che fanno parte dell'indotto, dirigenti, staff tecnici e medici, magazzinieri e tutte quelle persone che ruotano intorno all'attività di un club nel corso della settimana e nel momento culminante delle partite. Si è tenuta una videoconferenza della Commissione Medico-Scientifica della Federcalcio, presieduta dal professor Paolo Zeppilli, già responsabile medico della Nazionale di Calcio, con lo scopo di definire le linee guida del protocollo sanitario di garanzia per la ripresa degli allenamenti e dei campionati. Nei giorni precedenti sono stati ascoltati alcuni tra i massimi infettivologi italiani, nonché il componente dell'OMS Walter Ricciardi. Il protocollo, si legge nel comunicato diramato dalla federazione, ispirato ai principi di semplicità, fattibilità e attendibilità, prevede una serie di prescrizioni e raccomandazioni per l'individuazione e la conservazione di un gruppo squadra che risulti completamente negativo. È prevista una fase di ritiro simile preparazione estiva, preceduto nelle 96 ore antecedenti da uno screening su tutte le persone che ne saranno coinvolte, comprensivo di test molecolari e sierologici, visite ed esami strumentali. Per la gestione della ripartenza la Federcalcio potrebbe optare sulle tre velocità, priorità alla Serie A, poi Serie B e infine Serie C. Necessaria alla sanificazione degli ambienti, centri sportivi, palestre, spogliatoi, alberghi. Il documento stilato verrà aggiornato con ulteriori contributi prima di essere finalizzato e consegnato ai ministri della Salute, Speranza e dello Sport, Spadafora. Lavoriamo senza fretta ma senza sosta, ha dichiarato il presidente Gravina, per farci trovare pronti quando le istituzioni ci daranno il via. Resta comunque la questione fattibilità, che è stata posta anche sabato scorso ai nostri microfoni dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Sono pochi i club che possono permettersi di sostenere una ripartenza condizionata ad un costante monitoraggio delle condizioni dei calciatori in termini di prevenzione del contagio e di misure da attuare se questo si verificasse nel gruppo. Insomma, se ripartenza sarà, i club, in particolare quelli di B e C, che hanno una forza economica inferiore rispetto a quelli di A, si aspettano anche misure di sostegno economico e non che siano di aiuto per affrontare un periodo ampio delicato, la ripartenza e la gestione della competizione agonistica. Il dibattito proseguirà nei prossimi giorni per contemplare soluzioni che vadano in questa direzione. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente sul sito tv6.it. da parte mia, l'augurio di una buona serata.